be there. You ready for this? You ready? I'm ready. Physics works. Questo è il centro del tubo. Questo è il centro del tubo. La palla è in ritardo, dietro al centro del tubo. Be there. You ready for this? You ready? I'm ready. Physics works. Ancora il centro del tubo. La palla. Ora immaginate cosa potrebbe succedere se in questa dimostrazione usasse una palla più grande e più in alto, dove la resistenza esercitata dall'aria sarebbe molto più grande. Lasciamo perdere. Cosa sarebbe successo se il nostro fraudolento scienziato avesse sparato la palla 20 metri in alto? E come sarebbe stato a 200 metri? È un fiasco! Secondo la prima legge di moto di Newton, questo salto sarebbe lo stesso riguardo alla lunghezza del salto, sia che la Terra sia in movimento o no, indipendentemente dalla direzione di movimento della motocicletta, ovest, est, nord o sud. Sono d'accordo che non c'è alcuna differenza riguardante la lunghezza del salto, indipendentemente dal quadro di riferimento, ma tutto il resto sarebbe lo stesso su una Terra rotante rispetto a qualsiasi direzione affronta il nostro motociclista. Tre mesi fa ho chiesto al proprietario di questo video: ha notato qualche differenza se ha richiesto meno tempo a passare da un singolo vagone all'altro quando correva contro la direzione del treno rispetto a quando correva nella stessa direzione del treno? L'utente Urban Explorer, tre mesi fa: sì, ho notato questo, ha richiesto anche più energia, più sforzo andare contro il treno. Inoltre è stato più difficile anche cercare di non cadere quando andavo contro di esso. Non dovremmo aspettarci gli stessi tipi di problemi se vivessimo su una terra rotante? Inoltre, quanta energia in più richiederebbe per lui quando cerca di rimanere perpendicolare al movimento del treno? E quanto sarebbe più difficile cercare di non cadere andando perpendicolarmente al movimento del treno?
Su una terra rotante, se si decolla verticalmente, come quando un aereo fa la manovra del loop, ad esempio, a poche centinaia di metri in alto, il nostro motociclista sarebbe in grado di vedere la terra scorrere sotto di lui mentre ripristina il momentum iniziale. È sopravvissuto, non preoccupatevi. Cercate di immaginare cosa succederebbe se il nostro soggetto saltasse qualche centinaio di metri verticalmente in aria. Atterrerebbe sullo stesso posto o perlomeno vicino da dove ha saltato? Che pensate? Provate ad immaginare che il nostro corridore salta in aria e si aggrappa a questo appiglio. Il treno continua a muoversi verso sinistra e il nostro soggetto sarebbe in grado di vedere il treno che passa sotto di lui mentre rimane sospeso in aria. Finché rimane stazionario rispetto all'aria, non sente alcun vento soffiare sul suo viso. Ma immaginiamo che il nostro individuo sta correndo all'interno di un enorme contenitore di vetro alto 50 metri. Cosa potrebbe succedere se saltasse fino a 50 metri all'interno di questo contenitore di vetro? Il nostro individuo direbbe che in uno scenario del genere, compresa l'aria, in questo momento sarebbe spinto immediatamente a sinistra, tanto che non potrebbe notare come la base per lui del treno, all'interno del contenitore di vetro, scorre sotto i suoi piedi per tutto il tempo, mentre in aria, staccato dalla costruzione del treno mentre vola su e giù. La freccia indica all'indietro dal suo punto di vista. Il rettangolo giallo è l'enorme contenitore di vetro. Fintanto la resistenza dell'aria è trascurabile, dovuta alla bassa velocità del treno, il nostro individuo è in grado di vedere la sua base, il treno, scorrere sotto i suoi piedi mentre è in alto, perché non c'è una differenza significativa fra i due scenari, due differenti fotogrammi di riferimento. La nostra teoria non può permettere una possibilità del genere, perché all'interno della nostra realtà, la Terra rotante, qualsiasi virata rapida di 90 gradi per qualsiasi aereo che vola a nord o a sud simula esattamente questo ipotetico scenario.